Salve amici e benvenuti su Flusso di Coscienza, il canale per una mente aperta, pensante e curiosa. Se vi piacciono i nostri video, dateci un like o iscrivetevi al canale. Seguiteci anche su Instagram e Facebook, hai il link qui sotto. E ricordate, l'unica cosa nuova al mondo è la storia che ancora non conosci. Vi siete accorti che da un po' di tempo non si parla più di UFO? Ormai qualche anno fa sembrava che la situazione stesse venendo completamente allo scoperto, e invece è qualche tempo che ormai non se ne parla più, sembra diventato di nuovo un tabù, complice anche la campagna sulle fake news che ha fatto in modo che molte persone preferiscano tacere piuttosto che parlare per non essere attaccati o tacciati di cialtronaggine. È un antidoto per questo, secondo noi, sono sempre i dati scientifici. Oggi vogliamo raccontare la storia di Eamon Hasbro, membro della Royal Astronomical Society, in passato vicepresidente dell'Associazione Internazionale degli Astrofili. Tra i suoi successi in campo scientifico si possono annoverare le scoperte di un involucro di idrogeno attorno agli anelli di Saturno, avvenuto nel 1974, la scoperta di un moonquake, terremoto lunare, nel 75, ed una nova, stella nascente, nel 1976. Nel 1981 Hasbro ha dato via alla Optiglass Ireland Ltd, una florida azienda che ha sviluppato e realizzato sistemi ottici avanzati, esportati in ben 15 stati. Inoltre ha scritto e pubblicato oltre 40 articoli e testi di astronomia e spazio. Attualmente Hasbro lavora in Irlanda ed è particolarmente interessato alla ricerca di segnali di intelligenza extraterrestri nel contesto del nostro sistema solare. Inoltre ha istituito recentemente il Kingsland Observatory, vicino a Boyle, nella contea di Roscommon, Irlanda, per la specifica ricerca che riguarda lo SETI, Optical SETI, ed in particolare per la ricerca di sonde extraterrestri presenti nei pressi del nostro pianeta, incluse quelle le cui traiettorie sono previste dalla teoria astronautica di T. Roy Dutton. Inoltre si interessa attivamente ai fenomeni associati alle attività di Earthlights, in Norvegia. L'apparecchiatura localizzata presso Kingsland include 5 riflettori di 16 e 36 cm. Due di questi sono muniti di speciali telecamere CCD. Fate queste premesse. Il giorno 19 aprile 2011, in un'intervista apparsa sul quotidiano online Roscommon Herald, Hasbro ha dichiarato senza mezzi termini che astronavi spaziali extraterrestri appaiono su specifici percorsi orbitali intorno alla Terra. Ha poi affermato che lui e gli altri scienziati, ricostruendo anni di dati e registrazioni di provenienza locale, ma non solo, sono altamente convinti che la presenza di queste astronavi è un'assoluta realtà. Anzi, secondo lui, sarebbe molto meglio non parlare più di UFO, Unidentified Flying Object, ma bensì di IFO, Identified Flying Object, di origine extraterrestre. Hasbro dichiara inoltre: siamo in grado di provare che esistono astronavi spaziali extraterrestri. Quando si prendono tutti i dati e si applicano a questa teoria, scopriamo che si adattano con i grafici temporali computerizzati che possiamo prevedere gli avvistamenti futuri e scoprire che cosa succede. Abbiamo scoperto che gli UFO compiono delle orbite determinate attorno alla Terra. Possiamo dimostrare che ciò avviene veramente, indicando in quale luogo preciso, in quale momento preciso, con un margine d'errore di 20 minuti. Sono anni che ci lavoriamo. Hasbro dice di essere non solo sicuro dell'esistenza dei dischi volanti, ma di saperne anche prevedere l'arrivo. In un'intervista concessa al settimanale Panorama, leggiamo quanto segue. Quasi tutti i suoi colleghi sono ancora persuasi che gli UFO, nella migliore delle ipotesi, siano solo un travisamento di fenomeni naturali. Nella peggiore, invece, sono pure invenzioni. Quando gliel'ho fatto notare, però, non si è scomposto. Sfortunatamente gli scienziati non hanno mai indagato adeguatamente in questo campo. Dopo 20 anni di ricerche, invece, io posso dire di aver scoperto un aspetto degli UFO che mostra un evidente contenuto intelligente. No, per Hasbro gli UFO non sono errori fantasie. Questi oggetti misteriosi che solcano i cieli di tutto il mondo sono invece maledettamente concreti, reali
extraumani e molto affascinanti. Nell'intervista andata in onda l'8 agosto 2016, in seconda serata su Italia 1, il professore ha spiegato il primo risultato dei suoi studi, ovvero l'individuazione di vere e proprie rotte, lungo le quali questi mezzi spaziali alieni si muoverebbero. Rotte che seguono, secondo Hansbrough, un principio diverso da quello dei nostri satelliti artificiali e che passano, udite udite, anche su alcune città italiane. Dunque, come funziona? Siamo pionieri in questo campo di ricerca, dice Hansbrough. Abbiamo scoperto queste orbite attorno alla Terra e siamo in grado di dimostrare, per la prima volta, che gli UFO compiono una propria opera di controllo e sorveglianza su quello che avviene sul nostro pianeta. In un certo modo avviene come durante la missione di Apollo degli anni 60. C'è un'astronave madre, poco visibile e del tutto nascosta, che emette un certo numero di oggetti volanti nella bassa atmosfera. È per questo che ogni tanto le persone li vedono. Poi, in un'altra orbita, la stessa astronave, oppure una diversa, recupera le sonde robotiche liberate prima. Questo è il motivo per il quale l'operazione è breve e così l'osservazione dei testimoni può durare da 1 fino a un massimo di 30 minuti. Ci sono voluti molti anni per capirlo. Abbiamo dovuto elaborare equazioni, formule matematiche, ma ora abbiamo anche individuato il loro metodo di comunicazione. Abbiamo recentemente scoperto infatti che non comunicano utilizzando fonti luminose, segnali radio, niente di tutto ciò. Utilizzano un sistema davvero incredibile perché ricorrono ai messaggi telepatici. Al momento pensiamo che esista una tecnologia particolare all'interno delle astronavi, ma non ne conosciamo la forma, stiamo provando a immaginarla. Alcuni piccoli gruppi di scienziati ci stanno lavorando, la gente può crederci o no. 11 anni fa abbiamo presentato la nostra ricerca al SETI negli Stati Uniti e abbiamo avuto molti problemi, non perché gli scienziati non la capissero, ma perché non potevano accettarla. Abbiamo mostrato i dati nei dettagli con ben 40 dimostrazioni. Abbiamo sfidato la comunità scientifica e alla fine, con molte difficoltà, siamo riusciti a pubblicare le nostre ricerche. Il SETI ha una visione molto ristretta, tutta focalizzata sui ricettori radio di Houston. Ma lo spettro della realtà è molto più ampio. Non ci sono solo le onde radio, quelle luminose. Loro invece pensano che una civiltà extraterrestre debba comunicare solo via radio. Non puoi pensarla così, dovrebbero avere un livello evolutivo decisamente basso se comunicassero in questo modo. E invece gli extraterrestri sono molto più avanti di noi. Questi esseri sono centinaia di migliaia di anni oltre, sono molto evoluti come razza e stanno esplorando, come lo facciamo noi, nel sistema solare. Solo che loro esplorano centinaia di stelle. Anche il concetto di viaggio interstellare è rimasto chiuso all'interno della mentalità degli anni 60. Ci siamo fermati all'equazione di Drake, definita nel 1961, che limita però la visione perché è vincolata alla velocità della luce. In virtù di questa legge, gli ET non potrebbero arrivare da noi. Ma le più recenti ricerche degli ultimi 10 anni hanno dimostrato che è possibile invece. Possiamo andare alla velocità della luce grazie ai buchi neri, ai tunnel quantistici e così via. Non è sorprendente ciò che sta accadendo adesso, ma per ora riusciamo a comprenderlo poco. Svolgono una funzione di controllo, di sorveglianza automatica in vari modi. La sorveglianza è una novità recente oppure c'è stata anche nel passato? Nella storia antica gli alieni sono già venuti a farci visita con un grande sorriso. L'astronomo mi risponde. Non ne sarei affatto sorpreso se fosse già accaduto. Noi possiamo mostrare dati che risalgono al 1880. Abbiamo collezionato centinaia di rapporti di avvistamenti UFO. Di questi ne abbiamo usati 1300, dei più credibili, con molteplici testimoni oculari, filmati e così via. Li abbiamo usati per tracciare le rotte e i cicli che si nascondono dietro gli avvistamenti. Abbiamo tracciato dei veri e propri grafici temporali con il computer. Esistono programmi informatici con tutte queste attività che spiegano come ciò avvenga. L'abbiamo provato molte volte e funziona. Abbiamo persino registrato un avvistamento con una TV. Ah, questa è bella! Come un UFO ripreso, su appuntamento! Hasbro me lo conferma. Esatto, l'abbiamo dimostrato sulla TV nazionale. Abbiamo detto ai media l'ora e il punto esatto di un passaggio e loro l'hanno registrato. Hanno ripreso l'UFO. I suoi studi provano senza ombra di dubbio il passaggio frequente e prevedibile di questi oggetti volanti non identificati. Dove le loro orbite si intersecano, si verifica una più alta concentrazione di avvistamenti. Ecco perché in alcuni luoghi si vedono più UFO che in altri. Le rotte passano proprio da lì.
Succede ovunque, in tutto il mondo. Sì, l'hai detto, accade ad esempio in Sud America. Noi abbiamo scoperto ben 660 orbite che tagliano l'equatore. Ci sono centinaia di intersezioni. E come funzionano? Gli scienziati spaziali pensano che si debbano seguire delle orbite circolari attorno alla Terra, come per i nostri satelliti artificiali. Noi invece pensiamo che i mezzi extraterrestri non utilizzino le stesse traiettorie convenzionali dei satelliti. Le loro orbite sono sincronizzate con la rotazione della Terra, come in un reticolato. È molto intelligente, un sistema che noi non ci saremmo nemmeno mai sognati. Abbiamo provato per anni, con molti fallimenti. Tutti dicevano, perché provare, non funzionerà? E invece funziona, come abbiamo specificato 11 anni fa, nel nostro studio. Se accade ovunque, allora avviene anche dalle parti nostre, in Europa e ovviamente in Italia. Quali sono esattamente i luoghi migliori per filmare un bel UFO all'orizzonte? Ci sono molte orbite in Irlanda, nel Regno Unito, nel nord Italia, ad esempio Venezia, Torino, ma anche a Roma. Siamo stati in grado di calcolare la velocità degli UFO. È Mach 30, è disumano, lo so. Noi possiamo resistere forse fino a Mach 8. È incredibile, ma è come la rivoluzione copernicana. Per tanti anni la gente non riusciva a capirla. Le parole di Imo Nasbro impressionano. Chi le pronuncia ha lauree e specializzazioni, ha un certo prestigio a livello internazionale. Non è pensabile che stia esponendo in modo così esplicito, senza avere le prove di quanto afferma. Ma se colpisce noi, chissà quanto debba sconvolgere gli altri astronomi. Hasbro dice: all'interno del mondo scientifico esistono vari dipartimenti, astronomia, astrofisica, fisica, e i professori si occupano solo della materia di loro competenza. Se introduci qualcosa che è assolutamente al di fuori di queste suddivisioni, è praticamente impossibile che accettino di indagare. Ci abbiamo provato, ma... spero vivamente però che i tempi stiano cambiando, ora abbiamo una grande opportunità. Io ho presentato i miei dati alle agenzie spaziali europee, in un altro convegno dedicato all'astrobiologia. Penso tuttavia che esista una concezione paradigmatica che non è in grado di integrare questi argomenti. C'è una zona di comodo per alcuni scienziati, come per quelli del SETI ad esempio, quando cercano segnali provenienti da stelle molto distanti o quando ipotizzano forme di vita su altri pianeti, non si relazionano mai, e sarebbe la scoperta più grande, con qualcosa che può essere vicino a noi. Anche qui in Italia, ad esempio, forse anche San Marino. È un pensiero scomodo. Per alcuni scienziati sarà molto difficile integrare questa realtà. Questo è il motivo per il quale io personalmente non penso che accadrà. Conosco scienziati che hanno esposto teorie coraggiose nell'ambito della fisica. Sono 30 anni avanti rispetto al loro tempo, ma questo non è accettabile per gli altri ricercatori, perché non sono al pari con gli studi di fisica. Quindi ora tu magari ti chiederai se sono frustrato. No, non lo sono. Penso che quando capisci il paradigma che c'è là fuori, finisci per rispettare la situazione. E noi non possiamo fare altro che prendere atto delle parole di un ricercatore di questo livello, che ha provato al di là di ogni ragionevole dubbio che gli extraterrestri non solo esistono, ma sono qui e stanno controllando tutto quanto. I fatti hanno dimostrato che sappiamo dove e quando si presenteranno alla vista con un margine di errore di 20 minuti. Incredibile. Adesso però, dalla teoria scientifica, passiamo pure alla teoria del complotto, il termine che piace tanto agli schiavi che detestano le risposte quanto detestano farsi delle domande. Abbiamo sentito che tipo di orbita utilizzano queste astronavi? Non quelle che convenzionalmente si attribuiscono ai satelliti artificiali, bensì orbite sincronizzate con il movimento della Terra, come se fossero satelliti naturali, lune o stelle. E questo aspetto ci fa pensare a John Leonard Watson, l'astrofilo inventore di sistemi ottici e encomiati tra gli altri anche dalla NASA, che nel tentativo di riprendere invece i satelliti artificiali della Terra, ha rilevato la presenza di qualcosa che tutto era tranne questi satelliti. Si trattava di oggetti enormi, dall'apparenza di astronavi, grandi strutture costruite da una qualche intelligenza sicuramente molto più avanzata di quella umana. Come sempre accade in questi casi, è stato tacciato di essere un bugiardo e che gli oggetti ripresi, cioè questi, fossero in realtà stelle. Sì, perché a detta del debunker, le stelle avrebbero a volte questa forma e si troverebbero proprio in orbita attorno alla Terra. Ma comunque una soluzione che potrebbe accontentare tutti in effetti c'è e sta nell'iconografia sacra. Andiamo a Visoki de Cani, in Kosovo, dove fa bella mostra di sé una pala d'altare particolarmente controversa.
In questa rappresentazione della crocifissione si trovano dipinti quelle che appaiono inequivocabilmente come due UFO ante litteram, due navicelle spaziali guidate da due piloti antropomorfi. E non poteva mancare anche qui la smentita di un debunker. È proprio questa però che ci dà l'informazione chiave. Il sito Mistero Risolto, Falsi Misteri, Strani Complotti, Bufale, Truffe e Bugie cita l'articolo di un certo Diego Cuoghi che dimostra come in realtà i due astronauti di Visoki Decani non fossero che due elementi iconografici molto diffusi nel Medioevo, il Sole e la Luna. Ed ha ragione. Nel Medioevo il Sole e la Luna venivano spesso rappresentati come due dischi volanti contenenti figure antropomorfe. La rappresentazione di Visoki Decani, invece, però, è tanto nitida e particolareggiata da farci pensare. Se quelli che sono dipinti in Kosovo, come dicono questi debunker, sono astri, e lo sono, tutto sembrano tranne che naturali. E se quello che è Leonard Wilson e che state vedendo è una stella, come dicono i debunker, tutto sembra tranne che naturale. E si dà il caso che gli UFO stiano in orbita attorno alla Terra, seguendo orbite sincronizzate ad essa, che tutto sembrano tranne che artificiali. Sono in tutto simili a quelle delle stelle dei pianeti. Non vorrete mica dirmi che le stelle di pianeti, in particolare il Sole e la Luna, sono proprio degli UFO? Se il nostro Sole e la nostra Luna fossero proprio quello che volevano farci credere i dipinti medievali, due luminari artificiali pilotati, e magari noi non ce ne accorgiamo perché le orbite che utilizzano sono in tutto simili a quelle che noi riteniamo essere naturali. Questo spiegherebbe le incongruenze del modello copernicano che sono sotto gli occhi di tutti, perché non sfugge all'esperienza umana che per quanti modelli matematici ci possano mostrare, il Sole e la Luna sembrano comportarsi in due modi troppo simili tra loro per essere due cose così differenti e a distanze così diverse dalla Terra. La grandezza sembra la stessa. Uno arriva di giorno e l'altro arriva di notte, si danno il cambio perfettamente. Fanno lo stesso tragitto, sorgono e tramontano, ma una ci gira attorno in un mese e all'altro giriamo intorno a noi in un anno, mentre giriamo su noi stessi in un giorno. Però il risultato è identico, come se noi stessimo fermi e loro ci girassero attorno a turno. E quante probabilità ci sarebbero che si verificassero le condizioni cosmiche che dovrebbero stare alla base della vita sulla Terra? Gli scienziati dicono nessuna, e io gli credo. È molto più facile per degli esseri evoluti crearle queste condizioni che cercarle. Come accendere due lampade su una teca d'allevamento? Le formiche non se ne accorgeranno mai. Alcune di loro si inventeranno anche delle interessanti teorie. E noi per questi extraterrestri siamo proprio la stregua di formiche. Voi lo chiamate complottismo, ma ai tempi di Hilary Putnam lo chiamavano filosofia. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e se il video vi è piaciuto dateci un like. Seguiteci anche su Facebook ed Instagram, ai link qui sotto. Buona visione sul nostro canale.